Un temibile ragnetto letale, il ragno violino, sulle testate di tutti i giornali da qualche anno. E giustamente noi, come paladini e difensori degli animali da serie B, di serie B, potevamo non intervenire in sua difesa? No, certo che no. Quindi ragazzi, siete su Reptile Nation, io come sempre sono Giorgio ed oggi parliamo del ragno violino. Andiamo un pochino fuori tema rispetto al solito, perché non parliamo di vipere e serpenti, ma quando si tratta di difendere animali che non siano cani e gatti siamo in prima linea come sempre. Quindi scopriamo questo simpatico ragnetto. Innanzitutto cerchiamo di capire come riconoscerlo e poi vediamo perché è al centro di tante polemiche. Se vi piacciono questo tipo di contenuti, lasciate like e iscrivetevi al canale. Per voi è gratuito, costa veramente niente, pochissimo, per me fa veramente tanto. E non dimenticate di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Non è un ragno enorme, il corpo misura dai 5 ai 9 mm e con tutte le zampe la lunghezza può arrivare anche ai 4 cm, non è un ragno enorme, diciamo. Si presenta di colore giallo, marrone chiaro, giallastro, tendente all'arancione, e lo riconosciamo soprattutto proprio per il motivo dorsale, che ricorda infatti vagamente un violino. È ovvio, io continuamente combatto con persone che non riconoscono vipere e fanno confusione con tutti i serpenti nostrani che sono facilissimi da riconoscere. Quindi dirvi di andare a vedere un ragno violino da vicino, controllare il dorso per vedere se vedete un violino disegnato, non è da tutti. Spesso e volentieri chiunque palata e via. Questa è la triste realtà dei fatti, come avviene per la maggior parte degli animali di serie B, oppure insetti e altri artropodi varie che semplicemente non si possono lamentare e fanno schifo all'essere umano. Mettiamo subito i puntini sulle i però. Questo ragnetto è letale? No! Questo ragnetto non è assolutamente letale. Dovete sapere ragazzi, infatti, purtroppo c'è stato recentemente un decesso di un ragazzo di una ventina d'anni che è stato subito immediatamente attribuito al morso del ragno violino. Cosa sbagliatissima, perché a quanto pare la morte è stata attribuita a un'infezione generalizzata e non attribuibile al morso del ragno in sé per sé. Come al solito, prima di creare allarmismo, visto che non è mai successo che un ragno violino uccidesse qualcuno, sarebbe il caso di controllare la cartella clinica del paziente con tutti gli storici e capire un attimino cosa è realmente successo. Ora, naturalmente, il fatto che non sia letale non vuol dire che non può fare danni. Infatti, in Italia esclusivamente lui e la malmignata, la nostra cara vedova nera, possono essere considerati di rilevanza medica. Dove lo possiamo trovare? Praticamente ovunque. Come tutti i ragnetti, ama il caldo e le zone umide, quindi capite bene che le nostre abitazioni sono la loro casa vacanze. Ma perché questo accanimento contro il ragno violino negli ultimi anni? Sembra che ci sia un'esplosione di questi ragni, sia un'incontrollata, invece no, questo ragno c'è sempre stato. Il problema è che ultimamente il terrorismo mediatico che lo vede al centro di tutte queste polemiche non fa altro che alimentare la paura. Con la paura alimentata dall'ignoranza a sua volta si creano dei fenomeni che veramente hanno del ridicolo. Noi che difendiamo serpenti a spada tratta tutto l'anno, vipere comprese, ne sappiamo qualcosa. Quindi questo allarmismo non ha generato altro che paura infondata soprattutto. E niente, è sulla bocca di tutti ragazzi, il nemico pubblico numero uno degli ultimi anni a quanto pare, ha superato addirittura la nostra amica vipera. Cavacca, siamo andati in seconda posizione. È anche piuttosto difficile farsi mordere perché ha un carattere piuttosto timido, non è un ragno aggressivo e la fuga è sempre la prima opzione, come per la maggior parte degli animali. Ovviamente, stando a stretto contatto con noi nelle nostre abitazioni, può capitare che ad esempio ce lo ritroviamo dentro dei vestiti, dentro delle scarpe, dietro dei mobiletti. È facile quindi venirne in contatto e a quel punto prendere anche un morso, perché come tutti i ragni può mordere anche l'uomo. Inizialmente il problema è accorgersi del morso, perché a meno che non vediamo i due forellini piccolini delle zannette non presenta sintomi, perlomeno all'inizio, quindi non ce ne accorgiamo proprio subito. Cosa fare quindi se si viene morsi? Per prima cosa, nessuna corsa scellerata al pronto soccorso. Anche gli esperti consigliano di disinfettare bene la ferita e il punto del morso
e lavare bene con acqua e sapone. Successivamente contattare il primo centro antiveleni che concorderà insieme al nostro medico di base una cura da somministrarci. Il veleno in sé per sé di questo animale non è potentissimo, quindi di conseguenza non è il morso la cosa che ci deve preoccupare. Più che altro sono le possibili infezioni che potrebbero insorgere, e questo vale per qualsiasi morso di qualsiasi artropode, gatto, cane, rettile, qualsiasi cosa. Spesso e volentieri sono le infezioni che insorgono dopo. Ovvio, neanche a dirlo, le varie reazioni allergiche, che sono quelle che spesso e volentieri causano i danni maggiori. Ovviamente ho detto che i sintomi all'inizio non li vediamo, ma dopo li possiamo vedere bene e anche sentire bene. Prurito, c'è rischio di febbre, addirittura rash cutaneo. Insomma, è un animaletto che si fa rispettare se si verificano le determinate condizioni, quindi un'infezione, una reazione allergica, perché non è detto che tutti reagiamo allo stesso modo. Ci abbiamo convissuto tutti per anni e non lo sapevamo. Negli ultimi 20-30 anni è stato sempre nelle nostre abitazioni, non ce ne sono stati di più né di meno, sempre gli stessi. Ovviamente, come al solito, l'informazione era minore. E con l'informazione c'erano anche meno false notizie, meno titoli a chiappaclic e meno giornalisti pronti a tutto pur di ottenere un po' di clamore, come sta avvenendo e come è avvenuto in passato proprio per questo ragno, perché in realtà non c'è nulla di cui preoccuparsi, non è un ragno letale e ci si può convivere benissimo e tranquillamente. Vabbè, in sostanza è un animaletto che c'è sempre stato, ha sempre convissuto con noi, quindi basta terrorismo, io come sempre devo cercare i miei serpentelli da mostrarvi. Basta con questo terrorismo, evitiamo di crocifiggere ancora questo animale, ci abbiamo convissuto per secoli e secoli e non è mai successo nulla. Quindi piantiamola con queste false notizie, dare del letale a questo animale, assolutamente no. In Italia dovete sapere che c'è la sorellona, la malmignatta, che è un pochino peggiore, diciamo, per quanto riguarda il morso e è sicuramente di rilevanza medica più del ragnolino, molto 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 più del ragnolino. Perché non fa così clamore? Perché lei non la troviamo nelle nostre abitazioni, bensì dobbiamo alzare dei sassi su per la montagna, come faccio io quando vado a cercare i serpenti, quindi non è proprio facile incontrarla nei centri urbani, cosa molto facile invece per il fratellino minore, purtroppo. Speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su questo animaletto. Noi come sempre siamo paladini degli animali di serie B, quindi non potevamo che non intervenire. Ok, intervenire. Oddio, che ho detto? Vabbè, in ogni caso basta allarmismi, ragazzi. Il ragnetto non è così pericoloso. Ovviamente state attenti se lasciate le ciabatte fuori casa oppure ve le mettete dopo giorni, magari una sgrullatina non fa male. È una buona abitudine questa che si potrebbe anche mantenere. Poi la regola di guardare dove mette le mani, spesso e volentieri, è sempre efficace anche dentro casa nostra. Capisco che sia difficile, capisco che ci roda, perché a casa nostra dobbiamo sentirci sicuri e sicuramente non vogliamo essere infastiditi da vari insetti, ma visto che c'è sempre stato e visto che è stata generata questa paura, se volete vincerla forse un po' d'attenzione è l'unico modo per superarla. Come sempre io spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo. Sto cercando qualche serpentaccio da mostrarvi, in realtà sono sempre sulle tracce del cervone, ma finché non si abbassano le temperature è difficile. Quindi niente, ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, mi raccomando lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao!